bisogna avere la capacità di dire no a quello che è stato un golpe, e sapendo bene che ci diranno i responsabili. Se Napolitano ha diritto di proporre un governo Monti in prima battuta, Berlusconi ha diritto di negoziare in prima battuta. Certo, non è che può dire semplicemente accomodatevi, no, un pochino deve negoziare. È vero che deve negoziare un pochino sì, ma un pochino, poco, lo stretto necessario per il rispetto del protocollo istituzionale. Allora uno deve dire questo sì, questo no, però così, però cos'ha, però così, però cos'ha. E questa è la vecchia politica che naturalmente è ancora in vigore, perché c'è un Parlamento, c'è una Costituzione, ci sono delle consultazioni, c'è un Presidente designato. E quindi Berlusconi deve fare questo, questo sì, poi deve riunire l'ufficio di Presidenza, contro ufficio di Presidenza, discutiamo, vediamo, perché no, ma certo, eccetera. Ecco, Presidente Berlusconi, non si faccia sommergere da quelli che lunedì mattina apriranno o chiuderanno i rubinetti della signorina Spread a seconda delle convenienze di Mercosì. Non si faccia fregare, Presidente Berlusconi. Trattare bene, negoziare bene, comportarsi in modo alto e nobile e seguire passo passo le idee di un interlocutore di prestigio e di peso come il Presidente della Repubblica, ebbene, alla fine bisogna decidere, e meglio prima che tardi. Il problema è una banca centrale che faccia il suo mestiere, un direttorio franco-tedesco che non si arroghi, il potere neocoloniale disgustoso di dire che l'Italia deve essere rimessa in carreggiata. Presidente Sarkozy, molte cose devono essere rimesse in carreggiata, ma non i governi autonomi e liberi dei paesi alleati dell'Europa. È una dichiarazione vergognosa, e il ministro Frattini, invece di litigare con gli inesistenti fascisti, chiami l'ambasciatore e gli chieda conto di questa mascalzonata del presidente francese ai nostri danni. Quali che siano le cause non si possono curare sospendendo la democrazia politica. Naturalmente per sospendere la democrazia politica una volta si usavano i carri armati, adesso si usa lo spread. A poche ore dalla salita al colle di Berlusconi, Giuliano Ferrara non ci gira troppo attorno. Quello che stiamo vivendo è per lui una specie di colpo di Stato attuato con i cannoni dei Bund tedeschi. Un golpe bianco, precisa più avanti Rotondi, unico ministro presente con il sottosegretario Santanché, al Teatro Manzoni di Milano, dove 1000 persone hanno risposto all'appello lanciato dal direttore del Foglio e da Feltri e Sallustri del Giornale. La trincea di chi in queste ore dentro la maggioranza fa la guerra alle ipotesi di governo tecnico. Monti lascia perdere, aveva sentenziato questa mattina in prima pagina il Giornale. Colpetto di Stato, le aveva fatto eco oggi Libero. Posizioni nette, condivise da Ferrara, che però anche oggi, dopo aver ribadito stima personale per Monti, espone una teoria più raffinata. Non il governo Berlusconi sarebbe in crisi sarebbe invece il governo dell'Europa e dell'Euro. E se siamo ridotti così, è solo colpa della guida franco-tedesca. E a questo punto una sola sarebbe la soluzione. E bisogna decidere una sola cosa: la data delle elezioni politiche generali. Grazie.